Benvenuti a una nuova puntata di questa trasmissione, si chiama Il Punto, come sapete bene ci occupiamo di, di, dei problemi dell'Umbria, lo facciamo eh, da un osservatorio particolare che è quello dell'Assemblea Legislativa, lo facciamo chiaramente con i consiglieri regionali, allora saluto Eros Brega del Partito Democratico, Presidente della seconda Commissione, benvenuto. Benvenuto a Valerio Mancini della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Grazie. Cominciamo con i vincitori Brega? Eh, allora, partiamo subito chiaramente dalla politica, dalle elezioni politiche del 4 marzo, dalla composizione delle eh, due Camere e quindi con eh, le presidenze eh, Forza Italia quindi centrodestra il Senato, eh, Movimento 5 Stelle la Camera. C'è questo uh, accordo. No? Diciamo, la tela l'hanno portata avanti Salvini e Di Maio. Alla fine è venuta fuori questa, questa situazione. Ma sarà il preludio per il prossimo governo Mancini. No, L'auspicio di un governo, anche perché il Paese non, non può uh, diciamo, far finta che i problemi che c'erano il 3 di marzo non ci sono poi anche oggi. Devo dire intanto applauso a Matteo Salvini che ha eh, incasellato, eh, secondo me, un successo politico eh, riconoscendo eh, chiaramente la leadership e la concertazione di queste scelte. Sono state diciamo, con confermate anche in breve tempo le due presidenze che effettivamente dimostrano che c'è un atteggiamento istituzionale un po' più alto. Rispetto anche alla passata legislatura c'è anche una maggiore condivisione con le forze che sono uscite di fatto vincitrici da questa eh, tornata elettorale e Salvini si candida a tutti gli effetti a essere Premier. Eh, è chiaro che mettere insieme argomenti. Che sono in alcuni punti molto divergenti, è difficile. Io sono certo che la praticità e il pragmatismo di Matteo Salvini mette sul tavolo 4-5 problemi che sono urgenti al Paese, la, la cui soluzione è urgente al Paese. Iniziando dalla disoccupazione, l'immigrazione la sicurezza. E l'incentivo chiaramente alle imprese perché è evidente in questa campagna elettorale che mi ha visto molto presente sul territorio e eh, molto attivo nel contatto con quella che è l'imprenditoria locale. Eh, diciamo è ben chiaro che siamo in una situazione di tensione dal punto di vista occupazionale e il, la crisi economica non può durare all'infinito perché diciamo, un malessere poi determina la chiusura dell'azienda. Quindi c'è bisogno brevemente in un anno, in un anno e mezzo di invertire marcia. e cambiare le politiche economiche di questo governo che sono state fino adesso fallimentari in Italia e in Umbria. Allora, uh, Brega, si aspettava un risultato così innanzitutto? Negli ultimi giorni sì, era un pochino nell'aria, era chiaro che ci fosse da parte eh, diciamo dell'elettorato una reazione forte a per creare attenzione, cioè, se noi vediamo c'è un voto eh, particolarissimo, c'è un voto che divide l'Italia tra il sud e il nord e, e comunque credo che sia una cosa che era nell'aria perché si palpava la delusione della gente, eh, le tante aspettative che negli anni si erano e, create, le difficoltà a cui non erano state date risposte e, e dunque era nell'area una reazione così forte. Forse io mi aspettavo qualcosina meno, ma è in linea perché poi, anche nella scelta diciamo, di molte candidature all'interno del PD, hanno aggravato la situazione rispetto al clima generale. Cioè voglio dire, il centro-sinistra, il Partito Democratico in particolar modo, ha fatto degli errori incredibili. Che, che, quello di sottovalutare le problematiche vere dei cittadini. Aggravare dal fatto di non aver saputo poi scegliere anche molte candidature che dovevano legare ancora in un momento di difficoltà, dovevano legare la classe dirigente più care dovevano legare sul territorio. È saltato un po' tutto un equilibrio, ma non tanto, forse non avrebbero magari alterato tantissimo l'equilibrio delle percentuali del voto, ma avremmo trovato il giorno dopo un tessuto su cui ripartire. Oggi il problema non è soltanto per noi. Eh, il risultato e capire da dove ripartire e come si vede che brega, è la difficoltà più grande. Proprio per mettere una battuta, sono curioso di capire come si farà a legare il, il, il diciamo, la proposta dei 5 Stelle sul tema del reddito di cittadinanza con la non fat tax, cioè con le aspettative, con le aspettative delle, diciamo, degli imprenditori del nord a cui sono state fatte delle allora, promesse importanti. Secondo lei in 30 secondi il Partito Democratico o deve fare eh, lo spettatore, fare un'opposizione diciamo, propositiva oppure comunque ancora deve lasciare aperte situazioni che possono portarlo perché poi le maggioranze in questo momento... Sono, sono tutte fattibili. No? Perché siamo con le tre forze politiche diciamo, di un certo peso, eh, nessuna può governare da sola nella coalizione centrodesa né il PD dei 5 Stelle. Quindi il PD che deve fare, secondo lei? Diciamo l'unica cosa saggia che ho sentito è aspettare le consultazioni e ascoltare i consigli del Presidente della Repubblica, perché credo che oggi il PD da solo non sia in grado di fare altre scelte, perché purtroppo è. Vedo che c'è totalmente una... Come si dice? Un... Lei dove si colloca Brega in questo momento all'interno del partito? Ma io, in quale parte? io personalmente non, non saprei come collocarmi, sarei a collocarmi soltanto dentro a un assetto istituzionale e dunque capire per il bene del paese qual è la cosa Ma migliore. Non cioè non mi vorrei... No, mi vorrei collocare tra quelli che se dovremmo prendere una decisione devono prenderla per il bene del Paese e che non saprei dare oggi una collocazione perché anche dentro il partito cioè non c'ho voglia di dividermi tra. Perché è stata la rovina del PD, tra quelli che eh, i renziani o gli antirenziani, è una cosa che non funziona più. Lei si colloca in mezzo tra Io due mi colloco le... in, attesa, ah, sì. in attesa di okay. capire quale può essere la cosa migliore per il nostro allora, Paese. Teniamo a mancini la domanda che, che voleva fargli. No, dove si colloca? Va bene, insomma, mi sembra abbastanza chiara. No? La Lega da questo punto di vista, credo, eh, eh, abbia, sì, anche in questo caso, no? alcune correnti, ci sono i maroniani, ci sono i salviniani, lei credo eh, sia dalla parte di Salvini, insomma, da, 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 da come ha, ha condotto la campagna elettorale, eccetera. Però Brega le faceva una domanda. Come si riesce a mettere insieme eh, un programma unico, o dato che poi i due... Eh, partiti eh, avevano programmi abbastanza diversi. Insomma. Allora intanto eh, puntualizzo che siamo noi eletti dalla parte dei cittadini, poi certo, dopo ci può penso. essere all'interno dei partiti delle no, La dialettica Mancini è, è la democrazia e la vita no, di un no, partito. Il clientismo eh, anche... se è utile a un, a un progresso del partito è benvenuto, certo. se è determinato dalla sua diciamo oh, rimendicazione di potere, parlo non della legge cioè, sì, del PD, sì, sì, in capitale. generale, non determina ovviamente il bene dei cittadini e questo è un dato ovvio. Per quanto riguarda mettere d'accordo, ehm, intanto è simpatica la battuta me la tolga prima di arrivare al punto, è simpatico vedere Renzi seduto nel Senato che il 4 dicembre di un anno fa voleva eliminare, quindi una, una riflessione che invito a fare i nostri telespettatori è vedere Matteo Renzi seduto tra il Senato, tra i banchi del Senato, quel Senato che lui stesso voleva eliminare. Questa è una battutina che bisogna poi la dirò più volte. Detto questo: prima eh, va prodotto il reddito e poi va distribuito. È logico che eh, per poter dare del cibo, del pane ai commensali, prima bisogna avere il grano... la flat tax e poi è, è ovvio, bisogna dare, no, soprattutto bisogna creare reddito. La Lega lo ha detto, Matteo Salvini l'ha ripetuto, i punti principali è rimettere insieme il tessuto produttivo, ormai disconnesso, tra l'altro in, in una dicotomia molto forte con l'Europa su alcuni assetti industriali che riguardano non solo l'industria ma riguardano commercio e agricoltura, quindi va rimesso in fase questo discorso, va reso ovviamente competitivo dal punto di vista fiscale il nostro territorio perché tecnicamente e giuridicamente non si può impedire a un imprenditore di fare le sue scelte, quindi bisogna pensare al fatto che la, inserire un'azienda in un territorio lo faccia per libera scelta, per convenienza perché è così. E quindi a quel punto pensare a una distribuzione del reddito. In questi anni abbiamo distribuito immigrati negli hotel spendendo circa 30 miliardi di euro in questi cinque anni. E forse era giusto spenderli in altre maniere questi, eh, questi, queste risorse finanziarie. E, e Adesso è uscita in questi giorni, anche in televisione. L'altra sera la storia di Sarkozy, no? Quello che faceva le faccine con la Merkel nel morente governo Berlusconi, no? che ha tolto diciamo, sovranità, ha tolto, ci ha portato alla guerra, con il, ovviamente col bene placido di Giorgio Napolitano e di tutto quello che ne è conseguito. Questo è il danno vero che oggi bisogna ricostruire, riprendersi una dignità economica e politica e a quel punto ci sarà del reddito forse, speriamo che sia giusto così, distribuirlo veramente a quelle persone che non hanno di che vivere. Tra l'altro bisogna anche ricordare che i cinque anni che ci hanno preceduto sono stati diciamo, i cinque anni del lavoro pagato malapena 3 euro l'ora quando siamo stati lunghi e i cinque anni delle cooperative e del sottosviluppo, non è che l'ha detto la Lega, l'hanno detto ormai anche importanti sigle sindacali va riportato il reddito vero per ricreare effettivamente poi alla fine consumi, a quel punto per chi è rimasto indietro si può parlare di reddito di cittadinanza. Che dice Brega? È una riflessione giusta quella di Mancini, è un diciamo un crono programma accettabile ma diciamo che il collega Mancini ha introdotto talmente tanti temi che dovremmo discuterne per diverse ore Beh, lascerei, lascerei la politica politica da parte politica 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 sì, no, la, la è è politica estera degli altri paesi, della Libia dell'economia tutto ciò che è successo in Libia Francia è una cosa che noi non abbiamo mi permette la battuta caro Brega cioè Bisogna dire che quello che si determinò quei cinque anni fa, che oggi sta venendo fuori, è eh, stata un'ingerenza politica sull'economia, sostanziali interessi nazionali, e sulla sua economia. Questo è un fatto. Economia vuol dire posti di lavoro, per me. Scusa se interrompo, sì, no, no, chiedo scusa. Vole... Pro... No, ci mancherebbe quando vuoi, non è un problema. Sì. Io premetto, penso che vabbè, il problema, dicevo, la politica internazionale, i rapporti Francia-Libia, è una cosa particolarissima, emergono, noi siamo stati sempre purtroppo fuori da alcuni ragionamenti e il tema vero è un altro secondo me, eh, sono stati fatti degli errori non c'è dubbio, il problema degli emigrati è quello che praticamente ha toccato molto di più, ma gli emigrati quali a sicurezza e che ha portato a una serie di difficoltà e anche la perdita di molti consensi da parte del Partito Democratico, però se noi vogliamo rifar partire l'economia Dobbiamo anche noi in qualche maniera avere il coraggio cioè, di fare delle scelte fondamentali. Noi non possiamo essere europeisti e prendere alcuni benefici fondamentali anche al nord. Ci sono degli sviluppi importanti in alcune aree del paese che sono venuti grazie all'Europa e poi contestarla quando in qualche maniera riteniamo che sia troppo oppressiva. Noi dobbiamo anche evitare di spaccare il paese a metà. Cosa che in questi anni purtroppo non ci siamo riusciti perché vediamo che tutti gli studi ce lo dimostrano, come l'Italia è divisa in due, tra l'Italia ormai del centro nord e l'Italia del centro sud. Certo. Dovremmo dire, per esempio l'Umbria, vogliamo eh. tenerla agganciata al, al treno del, diciamo, dell'Europa del nord o vogliamo entrare, perché questo è il tema. E dunque tornando nell'Umbria, io credo che l'Umbria... Nei prossimi anni, dove tutti saremo chiamati a dare il proprio contributo, nessuno escluso, dovremo lavorare affinché alcune scelte fondamentali ci consentano di essere agganciati al carro del Centro Nord senza. Toglie nulla così, onde evitare di poter essere messi dentro, essendo talmente piccoli che se noi non rimaniamo agganciati al carro del centro-nord e a tutto ciò che ne consegue in positivo, rischiamo che fra qualche mese o fra qualche anno di sparire. Torniamo, Questo è il tema. Torniamo a parlare di, 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 di faccende di, di casa nostra, no? dell'Umbria, dopo questa panoramica dovuta eh, sulla politica nazionale, che comunque vi riguarda perché siete comunque consigli regionali, avete portato avanti la campagna elettorale chiaramente per i vostri eh, partiti. Eh, parliamo di infrastrutture, infrastrutture è un tema assolutamente importante, infrastrutture viarie, infrastrutture quindi eh, stradali, ferroviarie eccetera, Brega in Commissione spesso si trova a dover parlare di questi temi, in seconda Commissione Mancini interviene costantemente sulle criticità di de, queste infrastrutture, allora, sono argomenti sui su quali la politica deve fare i conti, no? perché a fronte eh, delle reali criticità bisogna però fare i conti anche con la mancanza di risorse, obiettivamente. Quindi come intervenire Mancini da, da questo punto di vista? Perché poi riguardano un po' tutto il territorio regionale. Eh, la... Ma, diciamo che il, 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 quando si parlava poc'anzi, e ci torno, faccio un passino indietro per dire... Poi delle cose davanti. Allora, eh, si è parlato sostanzialmente di, eh, di danno economico, di infrastrutture. Faccio un esempio banale: eh, le relazioni internazionali. Abbiamo fatto le sanzioni alla Russia, stiamo invece adesso parlando di recente con il responsabile della flotta commerciale per far arrivare turisti e operatori economici nel nostro aeroporto. Vedete, le due cose non sono diciamo. Eh, separate, è lo stesso tema, cioè le relazioni ormai eh, regionali si mischiano, si, si connotano in una caratterizzazione internazionale e dire che certe cose non sono importanti è quantomeno secondo me non giusto, non corretto, perché abbiamo perso con questi cinque anni di sanzione il PIL Umbro, 163 milioni di euro, lo ha detto chiaramente la Camera di Commercio, l'Italia tutta 6 miliardi. Tornando al discorso infrastrutture, eh, bisogna fare i conti, bisogna fare i conti sul fatto che la Corte dei Conti ha detto a questa regione e a questa giunta che i conti non tornavano per quanto riguarda Umbra e mobilità e in particolar modo il discorso delle ferrovia centrale Umbra, che è comunque una ferrovia interna, ma comunque una ferrovia dal, dal contesto economico importante che andrebbe valorizzato. Eh, eh, si è speso delle risorse finanziarie che a un certo punto si, capi, si capiva e si, si è capito che quelle risorse andavano date a ferrovie centrali a rete ferrovie italiana per fare i lavori come poi adesso è stato fatto, però dopo aver perso tempo per anni. Eh, C'è un articolo oggi eh, su Querilumba che riporta le dichiarazioni di Mencaroni, la situazione delle comunicazioni è migliorata dopo ovviamente che è stata aperta la quadrilatero, Rimane ancora il contesto chiaramente difficile per quanto riguarda il nord e per quanto riguarda la rete ferroviaria generale. Sono tutti eh, devo dire, problemi che non hanno avuto soluzione o perlomeno un'attenzione particolare negli ultimi 10-15 anni, quando c'era il momento diciamo, di, di svolta e quando forse c'erano anche più risorse. E oggi stiamo capitalizzando. Diciamo una somma di errori, lo ha ricordato il collega Brega che l'ha detto prima, ha penalizzato un po' il suo partito, fortemente lo ha penalizzato perché queste cose sono state diciamo, spostate in avanti, non c'è più tempo, l'ho detto prima, ecco per cui chi andrà a governare questa regione veramente si troverà in una situazione che guarda verso sud come, come purtroppo non è giusto per l'Umbria, ma che i dati economici lo dicono. Eh, abbiamo la richiesta, eh, abbiamo quasi 24.000 disoccupati, questi sono i dati ultimi di, di qualche giorno fa e di conseguenza c'è bisogno di una reazione eh, per dare, ripeto, agli imprenditori lo stimolo per ehm, investire in Umbria non è perché magari uno ha esclusivamente solo le infrastrutture ma c'è un, un concetto dietro fiscale importante e quindi bisogna reagire, il problema è mettere soldi, innanzitutto completare le opere che sono rimaste indietro, parlo dell'E78 nella parte nord dell'Umbria che di fatto è rimasta tagliata fuori, rendere l'E45 una superstrada a tutti gli effetti sicura e degna di, di un paese civile, queste sono le due cose importanti e pensare magari finalmente a un concetto eh, definitivo di quella che è l'alta velocità per la nostra regione. Prega, eh, da dove partiamo? Lei la 45 la percorre tutti i giorni no? per venire a Terni a Perugia, Io, quindi prego. anche beh, Mancini dall'altra parte, da Città di Castello Io a Perugia. L'Umbria dovrebbe avere, innanzitutto dobbiamo smettere di bucare le montagne, e di fare le strade, ormai ne abbiamo fatte a sufficienza. Mettere a posto quelle che ci sono. Noi dobbiamo eh, fermarci perché devo dire che l'Umbria negli ultimi anni ha avuto la forza e il coraggio di fare delle scelte importanti e oggi tutto possiamo dire, meno che l'Umbria non abbia... A livello stradale dei buoni collegamenti, perché comunque ha lo sbocco al mare verso diciamo, la parte dell'Adriatico L'unico completamento vero che manca è la Mestre C Civitavecchia, che manca l'ultimo tratto ma che non riguarda l'Umbria, ma che è il tratto di tra Viterbo diciamo, l'ultimo pezzo verso Civitavecchia, sostanzialmente, che quello è più un, tra è un tratto fondamentale per l'economia dell'Umbria diciamo, del Sud, che è fondamentale per la grande impresa che va verso il porto di Civitavecchia, ma sostanzialmente. Secondo me a livello stradale va fatta una scelta: avere il coraggio di dire che l'E45, dato che è l'alternativa all'autostrada alla, all o al, all'Adriatica alla, alla 1 o alla 14, non capisco perché noi non abbiamo il coraggio di portare un pedaggio. Non per chi ci, sostanzialmente, tra chi chi, ci chi abita ci vive, diciamo. o ci vive, ma tra coloro che viaggiano e che comunque. Rendono la, la superstrada sì, o le 45 invilibili. Il pedaggio, il pedaggio no, tutti vanno lì. Non, non pesante, ho capito, noi certo, abbiamo, abbiamo comunque certo, certo. il traffico pesante, non abbiamo, abbiamo il coraggio di trasformarla anche in autostrada e quant'altro, che ci consenta comunque di avere la manutenzione che non ricada tutta sul su costo dei cittadini. Io sono uno dei pochi che nel mio partito la pensa così, però io ho il coraggio di dirlo perché credo che sia essenziale se vogliamo guardare avanti. 2. Io credo che dobbiamo investire sulle ferrovie, dobbiamo investire sul ferro, dobbiamo avere il coraggio di dire, io non sono felice del freccia rossa delle 5.30 per Perugia, ma non credo che quello sia il problema che risolve il traffico diciamo, del, del ferroviario. Per l'Umbria, perché credo. È un primo tassello. Pri sì, ma noi si dobbiamo. Si per esempio, me. si parlava dell'aeroporto. Abbiamo il coraggio che se vogliamo far volare l'aeroporto dobbiamo portare gli utenti. Se gli utenti non ci sono, gli utenti ci si portano anche con un collegamento ferroviario. Noi in questi anni abbiamo non abbiamo più investito... Quindi c'è una migliore progettazione noi infrastrutturale coraggio, per ottimizzare avere, quello noi che già c'è. dobbiamo accenzo. avere il coraggio di eh. investire eh. sul ferro, sulle ferrovie, dobbiamo noi dobbiamo collegare Perugia a Firenze, e Terni con Roma allora, sì, sì. Per, per, in, dobbiamo investire su questo asse se noi non facciamo scelte strategiche per investire su questo asse questa regione non avrà possibilità di, noi, di ripartire, l'ho detto in, in maniera trasparente anche in Consiglio regionale credo che questo sia uno degli, degli, degli appuntamenti più importanti una delle scommesse certo. fondamentali per questo fine legislatura per allora, questa regione vorrei un altro argomento che è caro a tutte e due, anche questo perché l'Umbria come dicevamo prima per attrarre investimenti eccetera avere una buona rete infrastrutturale, sicuramente, ma deve anche salvaguardare il suo aspetto ambientale. No? Perché poi il Cuore Verde Italia, come sappiamo bene, insomma, eh, da, da questo punto di vista l'Umbria ha delle eccellenze sicuramente importanti dal punto di vista enogastronomico, ma anche a livello turistico, ambientale, eccetera. L'ambiente è un altro tema eh, importantissimo. Se ne sta occupando la seconda commissione. Ad esempio, adesso c'è in eh, programma. Eh, la discussione su una proposta di legge del consigliere Solinas che riguarda le missioni d'origine, qui era partito un po' tutto da Calzolaro, era partito e da altre situazioni come dal, 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 del territorio di Olmeto, insomma, no? per il quale lei, Brega, ha fatto anche in seconda commissione delle audizioni. Ecco, come salvaguardare questo aspetto, Mancini? Anche lei diciamo. Su Calzolaro, soprattutto, è intervenuto diverso. Calzolaro, io ho firmato già il documento a suo tempo quando è arrivato in aula, quindi da parte mia sono stato l'unico consigliere che lo ha fatto del centro-destra, ma non perché gli altri non lo volessero. È il mio territorio, l'ho fatto anche, ho preso posizioni anche abbastanza dure anche da consigliere comunale, di conseguenza mi trovano perfettamente d'accordo. C'è questa eh, diciamo leggerezza per cui a un certo punto, su certi territori, viene concesso. Ripeto, nel rispetto della legge, ma con leggerezza vedendo poi i risultati, viene concesso a aziende che prima si occupavano di altro, di diventare eh, società di rifiuti, quindi una dicotomia tra eh, abitanti e, e aziende è pressoché inevitabile, perché se qui in quel luogo prima si produceva non so, farine e del giorno dopo si Beh, trattano certo. rifiuti, il minimo che ti puoi aspettare è che nas nascono 4-5 com com comitati. L'altra cosa si è verificata anche sul comune di Città di Castello, cioè si permette ad aziende già presenti in territori dal punto di vista industriale storici, che nel frattempo hanno visto crescere anche abitati intorno, trasformare la missione aziendale. Bisogna stare attenti perché poi è evidente che si crea il disastro. Eh, io per quanto riguarda eh, casi in generale, ovunque siano in Umbria, la posizione della politica deve essere molto chiara. Qualora l'imprenditore legittimamente ha adempiuto alla legge, l'errore l'ha fatto la politica e la politica deve, 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 deve eh, ovviamente risolvere. Non deve essere una soluzione questa proposta di legge che ma, poi mi sembra tu che l'intenzione la della legge. No, 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 un ma io l'ho no. a suo tempo, Solinas, il mio documento, il, il primo che... Prevedeva la riduzione dei rifiuti, prevedeva ovviamente la, la, anche la riallocazione. Io l'ho firmato e l'ho ridetto. È chiaro che all'imprenditore non puoi obbligarlo, quindi deve essere la politica con apposite risorse, eh, eh, diciamo, aiutare. Ma in generale, e concludo. Sarebbero comunque minori costi rispetto a infinite diatribe anche giudiziarie fra certo, imprenditori sì, sì, sì. e pubblica amministrazione e cittadini che andare lì e aiutare l'imprenditore a riallocare. Prega, eh, stiamo registrando questa trasmissione oggi è lunedì 26 marzo. Tra poco ci sarà un'audizione proprio con l'assessore all'ambiente Cecchini su questo tema no, delle eh, emissioni odorigene eh, sulle virgolette le puzze no, che poi i cittadini sono costretti a subire. Eh, Potrebbe essere la prima legge a carattere nazionale, perché soltanto a dicembre, a livello statale, è stata fatta questa cornice legislativa sulla quale poi le regioni dovranno intervenire. Ecco, oh, è un passo molto importante questo. Vedo, ecco, la prima risposta l'è un po' data a te nel farmi la domanda. Cioè, dire, se a carattere nazionale non c'è nessuna regione, neanche la Lombardia, tanto cara al consigliere, a Valerio, al consigliere Mangini, praticamente. Non, è, non, non ha legiferato, non c'è nessuna regione che ha una legge e soltanto a dicembre il governo nazionale ha dato degli indirizzi su cui muoversi, ci fa capire come negli anni questo tema non sia stato affrontato, forse sottovalutato, forse non ce ne sentiva l'esigenza, eravamo tutti impegnati su altro. Oggi su diversi fronti in questa regione sta venendo fuori questo tema, dobbiamo però stare attento di per evitare di far diventare un semplice cattivo odore a un, a un qualcosa, dobbiamo saper legare uno sviluppo intelligente, sono d'accordo con quello che diceva il consigliere Mancini, non possiamo pensare che se io do un'autorizzazione a un'azienda per trattare del mancini e poi me la ritrovo, cioè, magari è, è, è la stessa cosa, dunque dobbiamo saper legare in un momento così difficile per l'economia lo sviluppo di un'azienda con le esigenze Vabbè, dei cittadini. Cioè, cioè stiamo la... cercando eh, di affrontare sì, sì. anche questo tema, dobbiamo farlo però ecco, nel rispetto di tutti, nel rispetto in particolar modo dei cittadini, ma sapendo che dobbiamo sapere coniugare lo sviluppo certo, certo. e la tutela ambientale con un tema che è emerso, le cronache da poco, perché fino ad oggi è, è, è dimostra che non c'è nessuna normativa né nazionale e né nessuna regione ancora si è arrivati a sciogliere. Allora Cercheremo minuto, di essere i primi. Un minuto, e mezzo, un minuto e mezzo per chiudere. Abbiamo iniziato parlando di politica chiudiamo parlando di politica. Tra poche settimane si voterà in comuni importanti dell'Umbria, a Terni, a Spoleto, ad Umbertide, eh, per le elezioni amministrative. Quanto peso avrà il risultato nazionale e questa indicazione uscita dalle urne dall'Umbria anche a livello locale? Potranno invece eh, spostare i candidati del posto eh, voti e quindi arrivare a situazioni diverse? Comincio da lei, prega. Ma eh, credo che le elezioni amministrative avranno sicuramente, risentiranno secondo me di queste elezioni, cioè, sono talmente vicine che una scia ci sarà. Cioè, perché ma logicamente, come è sempre accaduto, la figura del sindaco: diciamo, è un po' un pochino sposta rispetto a, però sicuramente lo spostamento non sarà. Così, secondo come me. vivrà le elezioni amministrative interni? Lei? Eh, le vivrò con grande serenità, però con molta preoccupazione. Partecipazione. Perché partecipazione. Mi auguro che il centro-sinistra riesca a rimanere unito. Innanzitutto e a poter offrire alla città di Terni una candidatura che riesca ad affrontare le tante difficoltà che sono presenti in quel Mangini, territorio eh, c'è l'opportunità per la consacrazione come si dice, no? dopo il risultato elettorale a livello politico nazionale del... per, per quanto riguarda le amministrative, è ottimista? Eh? Bah, sono ottimista dopo il 5 0 chiaramente degli uni nominali bisogna stare attenti, nel senso che uno non si deve montare la testa, l'importante L'importanza delle persone che verranno candidate è comunque sulla comunità eh, pesante, quindi su questo punto bisogna lavorarci, ci sono brave persone che sono messe già a disposizione. Sulle vicende locali, iniziando da Umbertide, peseranno gli errori fatti dall'amministrazione del PD, in primis ovviamente il calzolaro come veniva ricordato prima e la questione della moschea, la seconda più grande moschea eh, d'Italia e penso che i cittadini di Umbertide se ne ricorderanno, come hanno già fatto per le politiche. Su Spoleto il tema è chiaramente un pochino più variegato, c'è un partito che chiaramente per quanto riguarda la sinistra era ieri sui giornali diviso, noi dobbiamo trovare una sintesi di quelle forze, la questione di Terni è un tema che sta portando avanti ovviamente il nostro segretario nazionale insieme al mio collega Emanuele Fiorini, per quanto mi riguarda anche su Corciano ci sono bei nomi spendibili, quindi siamo ottimisti. E sta alla squadra dimostrare che il momento è buono e, e quindi dare effettivamente prova che possiamo essere, ovviamente, eh, bravi amministratori. Il segnale di chiusura anche sì. il suo cellulare ce lo dà. Abbiamo concluso il nostro spazio. Grazie per essere stati con noi. A Dero Sbrega del Partito Democratico, presidente della seconda commissione, a Valerio Mancini della Lega, vicepresidente dell'assemblea legislativa. Grazie. Grazie. Grazie per averci seguito. L'appuntamento alla prossima settimana.